Eravamo molto giovani. Credo che in quell'anno non dormissi mai. Ma avevo un'amica che dormiva ancora meno di me. E certe mattine lo si vedeva già passeggiare davanti alla stazione, nell'ora che arrivano e partono i primi treni. L'avevamo lasciato a notte alta, sul portone. Pietro aveva fatto un altro giro e, visto l'alba addirittura, bevuto il caffè. Adesso studiava le facce assonnate di spazzini e di ciclisti. Nemmeno lui ricordava i discorsi della notte. Vegliandoci sopra li aveva smaltiti e diceva tranquillo: «Si fa tardi, vado a letto». Alcuni degli altri, che ci trattava dietro, non capiva che cosa facessimo a una certa ora, finito il cinema, finite le risorse, le osterie, i discorsi. Si sedeva con noi tre sulle panchine, ci ascoltava brontolare o sghignazzare. Si infiammava all'idea di andare a svegliare le ragazze o aspettare l'aurora sulle colline. Poi, al nostro cambiamento di umore, tentennava e trovava il coraggio di tornarsene a casa. L'indomani costui ci chiedeva: «Che cosa avete poi fatto?» Non era facile rispondergli. Avevamo ascoltato un ubriaco, guardato attaccare i manifesti, fatto il giro dei mercati, visto passare le pecore sui corsi. Allora Pieretto diceva: «Abbiamo fatto conoscenza con una donna». L'altro non ci credeva, ma restava interdetto. «Ci vuole perseveranza», diceva Pieretto. «Si passa e ripassa sotto il balcone, tutta la notte. Lei lo sa, se ne accorge. Non c'è bisogno di conoscerla, se lo sente nel sangue. È nel momento che non ne può più, salta dal letto e ti spalanca le persiane. Tu appoggi la scala». Ma fra noi tre non si parlava volentieri di donne, non almeno sul serio. Né Pieretto né Oreste mi dicevano tutto di sé. Per questo mi piacevano. Le donne, quelle che separavano, sarebbero venute più tardi. Per adesso parlavamo soltanto di questo mondo, della pioggia e del sole. E tanto ci piaceva che andare a dormire ci pareva di perdere davvero tempo. Una notte di quell'anno eravamo in riva al Po, sulla panchina del viale. Oreste aveva borbottato: «Andiamo a letto». Accuccati lì, gli avevamo detto: «Perché vuoi sprecare l'estate? Non puoi dormire con un occhio solo?» Oreste, appoggiato sulla guancia alla spalliera della panchina, ci guardò di sottecchi. Io dicevo che in città non si sarebbe mai dovuto dormire. È sempre acceso, sempre giorno. Bisognerebbe far qualcosa ogni notte. Che siete ragazzi», disse Pieretto. «Siete ragazzi e siete ingordi». «Tu cosa sei?» dissi. «Un vecchio?» Oreste saltò su d'improvviso. «I vecchi, dicono, non dormono mai». «Noi giriamo di notte. Vorrei sapere chi è che dorme». Pieretto ghignava. «Cosa c'è?» dissi cauto. «Per dormire ci vuole prima la donna», disse Pieretto. «Ecco perché né voi né i vecchi non dormite». «Sarà», borbottò Oreste, «ma casco dal sonno lo stesso». «Tu non sei di città», disse Pieretto. «Per la gente come te la notte ha ancora un senso, quello di una volta. Sei come i cani da pagliaio o le galline». Erano le due passate. La collina oltre Po scintillava. Faceva fresco, quasi freddo. Ci alzammo e risalimmo verso il centro. Io rimuginavo la strana abilità di Pieretto a mettersi sempre con le spalle al sicuro e farci dire che eravamo degli ingenui. Né Oreste né io, per esempio, perdevamo troppi sonni pensando alle donne. Mi chiesi un'ennesima volta che vita poteva aver fatto Pieretto prima di venire a Torino. Sulle panchine della aiola della stazione, sotto l'ombra scarsa di quegli alberelli, dormivano a bocca aperta due pezzenti. Scamiciati, capelli e barba ricciuti, sembravano zingari. Ci sono i cessi a pochi passi, e per quanto la notte sapesse di fresco ed estate, regnava in quel luogo un tanfo, un fortore, che sentiva della lunga giornata di sole e movimento e frastuono, di sudore di asfalto consunto, di folla senza pace. Verso sera, su quelle panchine, oasi magra nel cuore di Torino, si siedono sempre donnette, solitari, venditori ambulanti, spiantati, e si annoiano, aspettano, invecchiano. Che cosa aspettano? Pieretto diceva che aspettano qualcosa di grosso, il crollo della città, l'apocalissi.
Qualche volta un temporale d'estate li scaccia e lava ogni cosa.